pali e carrelli elevatori, mezzi in movimento terra, torri faro, gruppi elettrogeni e motosaldatrici. Genovesi Umberto SRL. Visita il nostro sito www.genoveseumberto.it. Ci sono partite che possono cambiare la storia di una stagione, ci sono partite che richiamano duelli epici come quello fra Davide e Golia, dove Davide però è l'ortigia, è cresciuto, ha acquisito più forza e più consapevolezza e cercherà di fare l'impresa, ma dall'altra parte c'è un Golia straordinario, è il Brescia, una delle squadre più forti d'Europa e del mondo. Seguiremo questa partita, è il momento di lasciare andare via le parole, i calcoli, le strategie, di affidarsi al cuore, all'adrenalina dei ragazzi e soprattutto di Palamoto, bellissima, sicuramente bellissima. La seguiremo con voi, amiche sportive, amici sportivi, buon pomeriggio da Massimiliano Perna e Milena Virzì. Allora, siamo qui in diretta alla piscina di Nesima di Catania, tra pochissimo Ortigia e Brescia appunto giocheranno per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie 1 di pallanuoto maschile. Due squadre staccate solo di 3 punti, l'Ortigia è dietro il Brescia, Ortigia terza, Brescia secondo. Tra pochissimo saranno presentate le squadre e adesso tra poco vi daremo anche le tue formazioni e anche parleremo con Milena che ci aiuterà con il suo ineccepibile commento tecnico a capire meglio le fasi di gioco. Milena, allora, è una partita bellissima da vedere, da vivere, sarebbe stata bella viverla a Siracusa, ma vabbè, tant'è, questa è la situazione. Che sensazioni hai per questa partita? Ogni partita è a sé stante. Buonasera a tutti intanto, buonasera Massi. Sì, sulla carta ovviamente il Brescia è notevolmente più forte di noi, però come dicevo prima ogni partita fa storia a sé e quindi sarà, a mio avviso, si vedrà subito dal primo tempo come sarà l'andamento del match. Penso che i ragazzi giocheranno, entrambe le strade giocheranno in maniera molto veloce, hanno più o meno la stessa tipologia di gioco. Certo, il peso in acqua forse dei giocatori è leggermente diverso per quanto riguarda il Brescia, che ha una squadra completa con giocatori di grandissima esperienza, da noi giocatori di esperienza ma molti ragazzi giovani, due portieri entrambi fortissimi, quindi una partita bella da vedere. Mi dispiace avere questo tono di voce, ma non siamo assolutamente sereni in questo momento e do infatti la parola subito a Massi. Sì, purtroppo siamo a raccontare un'altra tragedia che ha colpito il mondo dell'Ortigia e in particolare Cari Galeano e Claudia Quercioli. È difficile per noi oggi raccontare questa partita con uno spirito normale perché c'è tanta emozione anche fra i ragazzi. Purtroppo oggi Maddalena, la figlia di Cari Galeano e Claudia Quercioli, Claudia che è una ex giocatrice, nuotatrice, campionessa dell'Ortigia, è volata via. E adesso l'Ortigia ha chiesto e ottenuto infatti 1 minuto di raccoglimento che verrà effettuato prima dell'inizio della partita e non possiamo fare altro, per quanto possa valere tutto questo ovviamente, che stringerci attorno a Claudia, a Cari, alla famiglia, alle famiglie. È un momento terribile, è inutile aggiungere altre parole, Milena. No, in realtà non ci sono parole, Massi, siamo
veramente sgomenti. Lo eravamo la settimana scorsa per Silvia, lo siamo adesso ancora di più per questa tragedia. Io sinceramente non ho parole, veramente un abbraccio a Claudio e a suo marito. Non c'è nulla da dire in queste situazioni, solo tragedie e basta, non aggiungo altro. Ci tocca purtroppo il compito di poi andare avanti in questa telecronaca, nel racconto di questa partita, dove ovviamente insomma lo sport prende alla fine sempre il sopravvento. Cercheremo di raccontarvi quella che comunque sarà una gara importante tra due squadre, come abbiamo detto, che stanno disputando un grande campionato. Il Brescia era da attenderselo, l'Ortigia comunque ormai da anni è stabilmente lì in alto, e sono solo tre punti, quindi insomma chiaramente il Brescia lo conosciamo tutti, è una squadra fortissima, fa le squadre più forti in Europa e al mondo. Adesso Mimmo Contestabile comincia il rituale di presentazione delle due squadre. Noi ci fermiamo un attimo, vi diamo la possibilità di ascoltare direttamente dalla voce di Mimmo Contestabile la presentazione delle due formazioni, e poi torneremo in diretta con Milena Virzì per iniziare, per provare a parlare oggi di pallanuoto, nonostante sia davvero difficile. A tra poco. Numero 8, Costantino Falcone.
Allora riprendiamo la linea, abbiamo ascoltato la presentazione, adesso saremo noi a darvi lettura delle due formazioni. Allora cominciamo dalla N Brescia, che gioca con il numero 1 Tesanovic, numero 2 Dolce, numero 3 Presciutti, numero 4 Giannazza, numero 5 Lasic, numero 6 Vapensky, numero 7 Renzuto Iodice, numero 8 Karkov, numero 9 Alesiani, numero 10 Luongo, numero 11 Edo Di Somma, numero 12 Gitto, numero 13 Baginecchi. L'allenatore è Alessandro Bovo. L'Ortigia risponde con il numero 1 Stefano Tempesti, numero 2 Ciccio Cassia, numero 3 Alessandro Carnesecchi, numero 4 Andrea Condemi, numero 5 Sebi Di Luciano, numero 6 Peter Belkic, numero 7 Pippo Ferrero, numero 8 Javier Gorria Puga, numero 9 Ciccio Condemi, numero 10 Simone Rossi, numero 11 Stefan Bidovic, numero 12 il nostro capitano Cristian Napolitano, numero 13 Dodo Ruggero. L'allenatore è Stefano Piccardo. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Fabio Brasiliano di Recco e il signor Raffaele Colombo di Como. Allora Milena, l'abbiamo detto prima, è una partita importante, l'Ortigia giocherà sicuramente cercando di, almeno questo si respira nell'aria, si cerca di giocare alla pari col Brescia il più possibile. Tu cosa ne pensi? Sì, certo, l'avvio di partita sarà importante, il Brescia metterà subito le mani addosso, squadra velocissima, quindi andranno a cercare il contropiede, poi due centri di tutto rispetto. Quindi è tutta da vedere questa partita, l'approccio sarà fondamentale a mio avviso. E a proposito di approccio, e comunque non solo per l'Ortigia, ma che si torni in cittadella per tutte le società che stanno soffrendo questa assenza, questi tre mesi di vuoto senza poter allenarsi in acqua. Le due squadre attorno ai rispettivi capitani per il discorso finale prima dell'inizio di questa partita. Adesso, come abbiamo detto prima, sarà tutta questione di testa, di adrenalina, di cuore. Adesso però staremo in silenzio tutti quanti, perché ci sarà, come abbiamo sentito e saputo, un minuto di raccoglimento per Maddalena Galeano. Vediamo quando gli arbitri prima della partenza, no? No, si prende la palla, si fa lo scatto per la palla, generalmente poi l'arbitro fischia, si fa il minuto. Volevo dire, prima che inizi la partita, cioè con la squadra già in acqua, quindi già pronti a giocare, ma ci si fermerà. E aggiungerei che con questo minuto di accoglimento, visto che l'altra volta non è stato possibile, ricordiamo anche Silvia Giordano. Concordo assolutamente. Tutto pronto per questa partenza. Gli arbitri
controllano che tutti siano in linea. Primo scatto e va Pippo Ferrero per l'Ortigia a inseguire questo scatto, però crediamo che sia più avanti il Brescia. E adesso in silenzio. Il saluto commosso della piscina di Nesima e delle due squadre, la partita inizia. Milena, proviamo a raccontare questa prima azione che sarà del Brescia. Ortigia subito in pressing, adesso raddoppio da 2, da 3, da 4, attacca Dolce per Kharkov, ancora Dolce, sempre marcatura di Simone Rossi sul centro, da dietro, ancora per Luongo, Alesiani, Dolce a specchio di porta, la dà al centro. Fallo semplice, mancano 4 secondi alla fine della prima azione, deve andare a recuperare palla Lasic, cerca il contatto con il compagno dall'altra parte che non si avvede del passaggio, quindi palla recuperata da Vidovic che la dà poi in sicurezza a Stefano Tempesti. Quindi primo attacco per l'Ortigia, Massi. Sì, è partita bene in difesa d'Ortigia, ha messo in difficoltà il primo attacco del Brescia, non pulitissimo l'attacco della squadra di Bovo. Adesso è l'Ortigia che va a manovrare, c'è il pressing della squadra lombarda, mancano 7 secondi, l'Ortigia dovrà provare a tirare o passare al centro, magari no, il passaggio però di Vidovic è sbagliato, quindi può partire però in ripartenza il Brescia, va però a recuperare subito posizione l'Ortigia. Piccardo e anche Pippo Ferrero hanno più volte alla vigilia sottolineato la necessità di non dare spazio alle ripartenze micidiali del Brescia, una squadra spietata quando parte in controfuga. Adesso il Brescia ha ancora la possibilità di giocare questa azione d'attacco con 5 secondi, adesso ancora lontano il Brescia per attirare dalla distanza, probabilmente prova la palombella, però va fuori, ha provato credo Dolce, la palla è andata però fuori e quindi nulla da fare per il Brescia, ancora bene, ben chiusa la difesa dell'Ortigia, gambe alte, braccia alte, è quello che deve fare l'Ortigia, non Milena. Sì, fase di studio in questo momento da una parte e dall'altra, due passaggi sbagliati, adesso passaggio invece buono per Ciccio Condemi, recuperato in maniera pulita, nulla fischia brasiliano, quindi nessun fallo fischiato al giocatore Aretuseo. Il Brescia che può riattaccare con Di Somma, la presa di sinistra mi sembra il mancino. Eccolo, Edo Di Somma, dotato di tiro fortissimo, che viene credo toccato un po' da Tempesti e poi si infrange sulla traversa. Non riparte l'Ortigia, allenta il gioco in questo caso. Ciccio Condemi, è successo qualcosa, sta chiedendo il cambio. Successo qualcosa, infatti, viene subito cambiato da Ciccio Cassia. Ok. Simone Rossi tenta il dribbling, lo trova ma scappa la palla e quindi finisce l'azione di gioco, deve lasciare la palla lì e riparte il Brescia, c'è un leggero vantaggio, 6 contro 5 in questo caso perché Simone è leggermente attardato dietro, al momento ancora il Brescia non, ecco adesso riparte il mancino, c'è spazio per dare la palla in uno, ancora per Kharkov ma gli viene fischiato, non controfallo, un controfallo addirittura si ha spinto credo Stefan Vidovic e quindi chiede un altro cambio adesso Simone Rossi, vediamo, entrerà Andrea Condemi, non so che sta succedendo. Più che altro perché l'Ortigia così gioca sempre insomma un po' più lento, ma va bene perché in questo caso Massi
L'Ortigia sicuramente dovrà andare a smorzare un attimo, esatto, no? Le azioni di gioco, perché è una squadra velocissima. Sono in M subito, vedi, ragazzi del Brescia, adesso Ciccio Cassia tiene palla, attenzione perché su di lui c'è Dolce. Andrea Condemi benissimo al centro, ottimo tempo, forse leggermente lontana la palla, recuperata quindi da... Vediamo un po' se è Presciutti, mi sembra da là. No, Lasic. Non si vedono benissimo. No, da Lasic, sì, Lasic, sì, cioè, che adesso li riconosco. Comunque, a parte, ecco, perché cioè, per fortuna c'è Milena, perché la luce e i numeri di Calotta fluo non si vedono. Uomo in più per il Brescia, va fuori Andrea Condemi. Sì, espulsione del numero 4 Andrea Condemi su Lasic, primo uomo in più per il Brescia che articola con il passaggi fuori, spostandosi di lato buono, Karkov in 4 per Luongo, poi in 3, subito tira Pino Alesiani, alto sopra la traversa, si lamenta Tempesti perché la palla non arriva mai bene, è la seconda volta che non arriva bene, bisogna darla un po' più precisa perché se ci fosse un contropiede ovviamente arriverebbe in ritardo il pallone. E adesso entra anche Supergnappo che va a posizionarsi al centro, fallo su Ciccio Cassa, in questo caso sempre pressing del Brescia, sicuro del proprio gioco, vanno adesso a raddoppiare su Napolitano da 2, da 3 e un po' meno da 4, Vidovic per Ciccio Cassia, mancano 7 secondi, prova il tiro, Ciccio Cassia parato a due mani, ma Cristian Napolitano agguanta questo pallone, è davvero sciacallo Ortigia, segna il primo gol a favore della squadra retusea, a 3.48 Ortigia 1, Brescia 0, gol di Gnappo, Super Gnappo numero 12 dell'Ortigia, Cristian Napolitano. È stata davvero una bella azione, un gran tiro di Ciccio Cassi, davvero una bomba da buona distanza, ma sulla respinta con un falco Napolitano si è avventato sul pallone e ha portato in vantaggio l'Ortigia 1-0. Molto bene l'Ortigia finora, ha difeso bene e poi adesso ha sfruttato la prima opportunità in attacco con un tiro da lontano e la prontezza del capitano dell'Ortigia, adesso il Brescia ovviamente si riporterà in avanti per cercare di arrivare subito al pareggio. L'Ortigia va a pressare subito alto, poi va a schierarsi e attende l'azione del Brescia. Intanto è uscito Napolitano dopo il gol, vediamo ancora il Brescia, ancora pochi secondi, c'è però una espulsione di Cassia, non se ne è accorto il Brescia, era scattato indietro, quindi uomo in più, vediamo se va a tirare, la palla viene scaricata su Mancino, bravo Tempesti che va a fermare l'azione, ancora una volta bene l'Ortigia. Bravo Gianazza, salutiamo la mamma e il papà a prendere questa espulsione su Cassia, non viene visto, c'era un 1-2 subito, giocano quindi l'uomo in più, bravissimo Tempesti che veramente toglie la palla da dentro la porta. E adesso un nuovo attacco. Ciccio Condemi agguanta il pallone e fallo semplice. Fuori per Stefan Vidovic, manca poco, 5 secondi di Luciano, dovevano andare a chiudere, lo fa. Parata. Ma se ne va, adesso Edo Di Somma. Siamo in meno 2 contro 1, vediamo se arriverà la palla. Subito a Renzuto Iodice, tenta un dribbling. La passa subito a Di Somma, ma bravi ragazzi perché riescono in questo caso a chiudere. Bravo Filippo che allenta un po' lì il passaggio. Controfallo fischiato a Renzuto Iodice, quindi palla che può andare ad essere giocata all'Ortigia. Passaggio per... gran gol di Tapin di Filippo Ferrero che si avvede del fatto che su di lui ci sono Renzuto Iodice, Presciutti ed è uscito anche Desanovic e quindi fa una deviazione in porta, gran gesto tecnico, veramente chapeau a questo gesto pazzesco Milena, quello di Filippo Ferrero che al volo si gira e tocca la palla senza neanche prenderla, veramente la va ad accelerare, la butta nell'angolo lontano beffando Desanovic. Probabilmente aveva già visto che era anticipato, esatto, con due giocatori addosso. Pippa ha gli occhi dietro la testa anche, ho gli occhi ovunque quel ragazzo. Ok, 2-0 quindi Ortigia, gol di Filippo Ferrero, anche questo su contropiede. Adesso ancora un attacco del Brescia, Renzuto Iodice, marcatura di Javier Goria Puga che in questo momento viene penalizzato, bravo in questo caso Gianazza, prende la seconda espulsione a favore della propria squadra e quindi uomo in più ancora per il Brescia. Karkov per Di Somma dentro i due metri, da 4 fuori per Presciutti, Renzuto Iodice, attenzione, dotato di gran tiro e non sbaglia, e a 1.51 quindi accorcia il Brescia
su gol di Renzo Dojodice, Ortigia 2, Brescia 1. In superiorità numerica, Massi. La prima superiorità su 3 realizzata dal Brescia con Renzuto, quindi si rifà sotto ovviamente il Brescia. 2-1 per Ortigia, comunque finora una bella partita questo primo tempo, Milena. Molto bravo in questo caso, scusatemi, Tommaso, o come lo chiamiamo noi, Tommaso Gianazza. perché quando andiamo nelle competizioni internazionali lo chiamano sempre Tommaso. Sì. Per compensare con l'N. E allora, quindi, vai. Nuovo attacco adesso dell'Ortigia, pressing con la marcatura davanti di Gitto, appena entrato in campo, pesantissimo sul centro boa, su Cristian Napolitano che conosce benissimo, ex compagno ovviamente perché Cristian è un ex del Brescia, quindi adesso è entrata 4-2, arriva palla Cristian Napolitano, bravo Vidovic, passaggio pulitissimo e viene espulso quindi Gitto, è ancora uomo in più da parte dell'Ortigia, a 1-22 che articola con Vidovic, in uno per Carnesecchi. Per Ciccio Cassia che viene stoppato, ancora Ciccio Cassia, 20 secondi da giocare, qualche altro secondo in più, Carnesecchi fuori per Di Luciano. Scusatemi, non era Di Luciano, era Filippo Ferrero che schiaccia troppo la palla e va fuori. Lasciano andare i ragazzi del Brescia, c'è un 2 contro 1 comunque con il velocissimo Pino Alesiani in 1 che riceve adesso palla, Palomba, ma ci arriva Tempesti. Bellissima questo gesto di Tempesti, è rimasto immobile, Alesiani ha cercato di beffarlo ma Stefano si è allungato per quello che serviva, è riuscito a fermare l'azione d'attacco. Poco prima l'Ortigia ha sprecato la prima occasione in superiorità numerica, adesso ovviamente gioca con calma l'Ortigia, mancano 7 secondi al termine dell'azione, adesso difesa al centro e c'è fallo però fischiato all'attaccante al centro dell'Ortigia, adesso il Brescia che ha questi 20, praticamente tutta l'azione può giocare perché mancano 20 secondi al termine della prima frazione di gioco, vediamo se il Brescia riuscirà in extremis ad arrivare al pareggio, intanto l'Ortigia va a schierarsi, palla giocata subito sul centro, guadagna un uomo in più, va fuori Vidovic, vediamo l'uomo in più, va, viene realizzato. Ha segnato Vapensky, l'ex di turno Vapensky, 2-2 a 0-7 secondi dalla fine. Subito reattivi quindi i ragazzi del Brescia, guadagna un'altra espulsione al centro Lasic e vanno immediatamente in gol dopo due passaggi, quindi segna l'ex di turno come dicevamo, pareggio quindi a 0-0-7 secondi alla fine del primo tempo, 2-2 gol abbiamo detto di Boris Vapensky. Adesso manca pochissimo, 2 secondi, terranno sicuramente palla, no, la danno addirittura, vabbè, finito quindi questo primo tempo con il risultato di 2-2, perfetta parità, linea alla regia, a fra poco. Siamo nuovamente in diretta alla vicina undicesima qui a Catania, l'Ortigia sta pareggiando 2-2 fine primo tempo, questo risultato con il Brescia, vediamo la lettura dell'uomo in più, 2 su 4 è il Brescia che ha sfruttato perfettamente diciamo, le occasioni in più, ne ha sbagliate due ma ne ha fatte altre due e sono quelle che stanno consentendo ai ragazzi di Bovo di
pareggiare, invece l'Ortigia ha segnato due gol a uomini pari e una sola occasione a uomini in più però sprecata. Comunque 2-2 di Milena, comunque un buon inizio per l'Ortigia, no? Difesa molto attenta, tutto sommato anche sull'uomo in più. Il Brescia, ricordiamo che sull'uomo in più è veramente una squadra su tutto, ma sull'uomo in più in particolare fa un ottimo palleggio, quindi annullarne come 2-4 è una buona partenza. Sì, assolutamente, l'Ortigia sicuramente avrà avuto disposizione dal mister di allentare molto il gioco, che noi siamo abituati a vederli sempre molto reattivi a partire, ma in questo caso il Brescia è una squadra altrettanto reattiva se non di più, e quindi devono allentare. In questo momento, fino ad ora, al momento lo hanno fatto abbastanza bene. Poi è chiaro che nell'uomo in più anche tamponare in questo modo fa brodo, tutto fa brodo in questo caso, molto bravi. Adesso vediamo, perché il primo tempo è stato un po' di studio e di riscaldamento, adesso il Brescia secondo me andrà un po' di più a mettere le mani addosso, cercheranno di prendere un po' più di spazio per andare in porta. E adesso scatto per la palla, penso che la prenderà Alesiani, che è super veloce, infatti anche se dall'altra parte c'è Filippo Ferrero, velocissimo, però veramente Pino ha una marcia in più in questo caso. Sì, diciamo anche che bisognerà vedere poi l'aspetto fisico, la resistenza, sono due squadre che hanno sempre giocato molto sulla velocità, bisogna capire poi chi ne avrà di più fino alla fine, quindi anche per questo forse non si stanno affrettando a cercare i ritmi. Va fuori Ferrero. No, fuori Ferrero, Mile. Sì, adesso uomo in più ancora per il Brescia. Renzuto Iodice non aggancia bene, la dà fuori in sicurezza Vapenski, in uno per Alesiani, che non sbaglia. Non chiudiamo bene evidentemente il corto, e quindi bravi i ragazzi del Brescia che segnano questo terzo gol in superiorità numerica con Pino Alesiani. Ortigia 2, Brescia 3. Una nota, un plauso di merito precedentemente, non so se hai notato Massi, a Cristian Presciutti, che con i suoi 40 anni ancora e la sua esperienza ha preso un'espulsione veramente di furbizia incredibile su Filippo Ferrero. Bravo anche questo ragazzo, veramente complimenti. Se lo vedi poi è ragazzino, cioè sì. Proprio non gli dimostra questi 40 anni che ha addosso, né fuori dall'acqua né dentro l'acqua. Credo che abbia già dimostrato con quello scudetto, l'ultimo scudetto vinto al Brescia. Davvero Presciutti è un atleta encomiabile. E adesso l'Ortigia che un po' diciamo, prova, però dalla distanza, palla che va fuori al lato della sinistra di Tesanovic, quindi non è di fatto, il Brescia può ripartire. Adesso l'Ortigia non deve avere fretta, non deve affrettare le conclusioni, perché il Brescia in questo è micidiale, ne approfittare di queste situazioni, adesso cerca di chiudere, però nulla da fare, va a realizzare il 4-2, 6:55 ha segnato Edo Di Somma e quindi il Brescia allunga più 2000. Sì, bravi ragazzi del Brescia ad approfittare subito del minimo di vantaggio. Di Somma dotato di gran tiro, soprattutto sull'alzettiro, a 3 metri alla porta non sbaglia sopra la testa, nulla può Stefano Tempesti, quindi Brescia che si allarga un po' e va 6:55 in vantaggio per 4-2. Diciamo anche però in queste due occasioni, nei due subiti, anche l'Ortigia ha sbagliato qualcosina stavolta, prima non coprendo bene il palo e poi forse affrettando un po', si era detto all'inizio sì. Di non affrettare mai col Brescia, perché bisogna avere la massima lucidità in attacco contro squadre così forti, così preparate. Adesso l'Ortigia vediamo cosa riuscirà a fare in questa azione d'attacco, è ancora lontano dalla porta, finta, palla scaricata al centro, c'è un fallo semplice però, e forse qui forse ci poteva stare anche un'espulsione. Comunque gli arbitri per noi hanno sempre ragione, sì, giocano con le mani addosso, molto reattivi, molto aggressivi i ragazzi di Bovo, e quindi riescono a recuperare questo pallone. Si lamenta un po' Piccardo perché reclama qualche fischio in più, forse prima sull'espulsione, infatti sull'azione precedente al centro poteva starci Milena un uomo in più. E non stanno fischiando molto sul centro, però da questo lato a mio avviso hanno fischiato qualcosetta in più, anche senza palla hanno dato un'espulsione se non ricordo male, quindi bisogna adattarsi in questo caso al metro di misura arbitrale. Se ti lasciano giocare il gioco molto fisico devi andare a farlo, quindi devi adattare, stare alto di gambe e cercare appunto di poi giocare sul centro appena ci sarà lo spazio. Vediamo Simone Rossi, adesso vanno subito a raddoppiare con Vapenski, vanno in mezzo. Bisogna evitare adesso perché non c'è più tempo di fare l'entrata in questo caso, la dà al centro ma è raddoppiato
bisogna anticipare un po', secondo me siamo un po' lenti in questo caso. È vero che bisogna smorzare i toni, però per poter poi attaccare la M 5 secondi sono pochi per fare l'entrata, perché si rischia poi il contropiede. Poi tra l'altro il passaggio lì proprio non ci sta, perché il centro boa era già marcato da due giocatori, era messo anche girato, era anche di tre quarti, quindi è un passaggio un po' rischioso. Ora fortunata l'Ortigia, bellissima questa azione del Brescia, ma la palla finisce sul palo interno e adesso è andata bene in questo caso all'Ortigia. Provano, ma sono sullo stesso lato, però due giocatori dell'Ortigia. Chiede palla di Luciano, la ottiene da Tempesti, 15 secondi per azione d'attacco, si è ancora a schierare l'Ortigia, deve andare un po' più veloce adesso, come diceva prima Milena Virzì, perché manca un po' di rapidità. Adesso è buona la giocata, il pallone gira dal centro, forse Simone Rossi prova a tirare, va a tiro, ma la palla è centrale. Facile presa di Desanovic, tirato in bocca praticamente, come si dice, al portiere, quindi sfuma anche questa possibilità per Ortigia di accorciare le distanze. C'è un po' di frenesia adesso Milena. Eh sì, perché probabilmente stanno pensando più alla difesa che all'attacco, giustamente, per cercare di tamponare i giocatori bresciani che sono tutti fortissimi, non sai da dove prendere il tiro. Però anche noi siamo veloci, possiamo provare ad andare in contropiede. Adesso mancano 6 secondi, devono andare a pressing. Stoppato questo tiro di Presciutti, credo da Vidovic, quindi si può ripartire. In questo caso vedi anche Sebi sta provando a ripartire, prima ha provato dall'altra parte, ma Filippo non lo ha seguito e quindi si è lamentato un po'. Anche noi possiamo in qualche modo provare ad andare in contropiede senza forzare troppo, vediamo un po'. Già vedi lo spostamento a 19-17 secondi va assolutamente meglio. Adesso fallo su Filippo Ferrero, palla l'uno per Cassia, rimbalza un po' troppo questo pallone, ho visto da una parte e dall'altra. Cassia, fallo, Ferrero al centro, non so, da qua non si vede perché siamo dal lato opposto, non so, sinceramente l'intervento è stato giudicato pulito, quindi se l'arbitro non fischia, così è. Assolutamente sì, lo diciamo sempre, ma possiamo avere i nostri dubbi magari da qui, però ovviamente non siamo a bordo vasca, quindi ci fidiamo sempre del giudizio arbitrale. Adesso questa palla è al centro, va a difendere molto bene Simone, anche qua gli arbitri lasciano correre. Diciamo che anche qua volendo ci poteva stare, quindi nel senso evidentemente è un metro arbitrale, ma finché è così va benissimo, perché poi ciascuno ha il suo metro e l'importante è l'omogeneità. Intanto parte Sebi di Luciano, ma è coperto da due avversari, scaricherà la palla sicuramente dietro, vediamo chi giocherà questo pallone. 10 secondi, la palla è già da per non ha un buon aggancio, però Cassia viene subito fermato, vediamo se lascerà il pallone. 4 secondi, palla al centro, ma niente da fare, ha provato un tocco ma alla fine l'ha colpita di testa Napolitano, quindi sfuma l'azione d'attacco dell'Ortigia. 2 minuti e 50 secondi al termine del secondo parziale, ancora sul 4-2 il risultato. Brescia gioca questo pallone un po' lungo, vede il fallo l'arbitro, quindi fallo semplice, però quindi 10 secondi ancora per il Brescia, che adesso proverà a giocare al centro sicuramente questo pallone o dalla distanza, e invece va dalla distanza ed è un gol, il gol del 5-2. Va a segnare Luongo, Milena non ha difeso bene qui l'Ortigia. Sì, benissimo Ortigia, scusatemi, Brescia che approfitta immediatamente del nostro errore difensivo, perché lì a 3 metri da posizione 4 devi andare sicuramente ad attaccare, quindi bravissimo Luongo, ma de merito dell'Ortigia in questo caso che non ha difeso nel modo corretto. Brescia che va avanti quindi a 2.35, 5-2. Eh sì, diciamo che è un parziale pesante quello che ha preso adesso l'Ortigia, perché ha un parziale di 0-5 fra primo e secondo tempo, deve rimediare adesso la squadra di Piccardo, deve cominciare magari ad avere anche un po' più di coraggio, a rischiare qualcosina in più davanti, perché si sta giocando un po' contratta e un po' a volte frenetica quando si trova in azione offensiva. Adesso vediamo il Brescia sempre lì schierato per tenere lontana la squadra, c'è un uomo in più, vediamo se lo riuscirà a sfruttare l'Ortigia. No, c'è una, e questo è un brutto errore Milena. Scappa la palla Cristian Napolitano, purtroppo sfortunato, non riesce ad andare in porta, era 1-0, succede anche ai migliori, quindi tutto da rifare, annullato questo uomo in più, può rientrare Enzo Dolce dal pozzetto, se la prende giustamente con tutta calma. 1-58, ancora azione d'attacco,
fallo su Kharkov, fuori per Dolce, attenzione perché lui è dotato veramente di gran tiro, qua non saprei chi lasciar tirare, in questo caso sono tutti fortissimi. Luongo si porta via la palla e la recupera subito Cristian Napolitano, batte su di sé. Palla poi in uno per Ferrero, ancora per Vidovic, fuori Simone Rossi, c'è tempo ancora, 15 secondi, Ferrero, Simone Rossi, Ferrero, Palomba di poco fuori, sono più preoccupati di prendere il contropiede che di attaccare, sì, quindi sono sempre troppo tirati in attacco, sì, giustamente. Sono molto contratti in attacco e a volte non riescono a trovare la soluzione giusta, poi i pokeri... Eh sì, perché il Brescia parte subito, l'Ortigia teme ovviamente che poi insomma prenda troppo spazio e troppo vantaggio il Brescia, adesso però bisognerà comunque fare qualcosa perché lì davanti è importante giocare al meglio delle proprie possibilità, qualche errore di troppo, ora c'è una bella azione e un gol pregevole del numero 4 Gianazza, quindi 6-2 a 0-53. E anche questo errore è ovviamente nostro, bravissimo Tommaso Gianazza a segnare questo sesto gol, si stacca da Filippo Ferrero che non arriva perché poi Gianazza è molto alto a recuperare più la posizione, quindi veramente bravo questo ragazzo che porta in vantaggio il Brescia per 6-2. Un po' sconfortati probabilmente in questo momento i ragazzi dell'Ortigia, ma la partita non è finita, manca tantissimo, 53 secondi alla fine del secondo, due tempi sono ancora una vita, sicuramente alla fine del secondo tempo guarderemo con più attenzione cosa dirà il tecnico Piccardo ai suoi giocatori. Sì. Si farà sentire probabilmente perché al di là della forza del Brescia qualcosa comunque non sta andando come ha preparato ovviamente il mister, in attacco soprattutto, al di là degli errori, però c'è anche un po' di timore reverenziale, ecco, l'Ortigia deve un po' scrollarsi di dosso questo e provare a giocarsi la partita ancora in lunga. Vediamo se tirerà al centro o da fuori l'Ortigia, mancano però 5 secondi, non c'è, il fallo è semplice, vediamo, la palla è giocata però troppo lontano dalla porta, è approvato, non aveva altra scelta. A questo punto Ciccio Condemi, però bravo Tesanovic a allungare il braccio sinistro per fermare il pallone che era diretto all'angolino opposto rispetto a dove ha tirato il numero 9 dell'Ortigia. Adesso ultimi 9 secondi di gioco, palla giocata al centro, vede un fallo adesso l'arbitro, non, forse da lì non può tirare, era dentro e ha provato lo stesso, non si è accorto, era proprio appena dentro la linea dei 6 metri, quindi nulla di fatto. Finisce il secondo parziale, risultato Brescia 6 Ortigia 2, ci vediamo tra poco per il terzo tempo. Eccoci collegati con la piscina di Nesima qui a Catania, finito il secondo tempo, Ortigia 2, Brescia 6, un parziale di 6-0 dalla fine del primo tempo fino alla fine del secondo tempo per quanto riguarda il Brescia, 0-4 il parziale di il secondo, il risultato del secondo parziale. Milena, l'abbiamo detto anche prima in cronaca diretta, forse la paura di subire controfughe sta tenendo un po' in apprensione la squadra quando va in attacco, l'Ortigia sembra un po' timorosa e un po' contratta anche nelle scelte, anche nelle semplici scelte o anche nel tocco di palla che poi spesso si trasforma in errore.
Sì, concordo, stanno più attenti alla difesa che all'attacco, ma in questo caso credo che proprio lo scontro fisico, l'uno contro uno, perché credo che abbiamo preso 3 gol sull'1 contro uno, il quarto probabilmente un uomo in più da Pavanski, se non ricordo male, quindi sono bravi i ragazzi del Brescia, non c'è niente da dire, sono assolutamente bravi, non sarebbero secondi, non sarebbero in Coppa dei Campioni, hanno un allenatore di tutto rispetto, una rosa fantastica, quindi... L'Ortigia sta cercando di tamponare, non sta facendo la sua migliore partita, ma anche i ragazzi non sono nelle migliori condizioni, qualcuno ha qualche deficit di salute, quindi anzi al momento stiamo tamponando, diciamo. Ricordiamo le condizioni di salute che hanno creato problemi a diversi giocatori in queste settimane, ricordiamo le condizioni di allenamento dell'Ortigia, lo ripetiamo, non sono alibi però per chi fa questo sport, chi fa questo sport sa benissimo cosa significa allenarsi in piscine più piccole, cosa significa allenarsi in piscine più strette dove non è possibile neanche fare bene gli schemi che vengono preparati allargando il gioco e tanto tanto altro, anche non sapere dove ci si allena il giorno dopo, ecco, tutto questo sicuramente non aiuta, quindi non cerchiamo alibi, poi ovviamente dall'altra parte c'è il Brescia, lo sappiamo già, lo abbiamo detto anche all'inizio, è una sfida epica contro una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, quindi è chiaro che anche giocando meglio è possibilmente prevale il Brescia, però ecco, l'Ortigia deve guardare a se stessa e cominciare comunque a provare, ecco, a giocare un po' meglio poi al di là del risultato che ne verrà fuori. Comunque terzo sprint vinto ancora dalla squadra bresciana che abbiamo visto insomma che nuota più velocemente e adesso porta avanti questa azione quando siamo appena all'inizio della terza frazione di gioco. Aspetta, gioca molto l'azione il Brescia, c'è un uomo in più adesso, va fuori Simone Rossi e quindi altra azione in sua età per il Brescia. Anche in questo caso bravissimo Tommaso Gianazza, riesce a recuperare un'altra, un altro uomo in più segnato adesso, sempre da Tommaso Gianazza, che segna il 7° gol per il Brescia, 7-28, quindi Ortigia 2, 7 Brescia. Articolato bene, dato il tempo giusto, quindi nulla da dire, molto bravi i ragazzi del Brescia e quindi questa è la palla a nuoto, si impara sia che si vince sia che si perde, si impara sempre e loro sicuramente sono, articolano molto bene questa azione di gioco, molto cinici, si trovano sempre, no? Con le giuste tempistiche. A questo punto l'Ortigia a mio avviso non ha più niente da perdere, quindi potrebbero giocare con molta più serenità sul 2-7. Ancora c'è tempo, però dico, fa niente, no? Puoi andare a giocare tranquillamente. Assolutamente sì, comunque Brescia quarto gol su 6 occasioni uomo in più, anche quello sta dicendo molto della partita. E adesso l'Ortigia può provare, insomma, anche quantomeno a divertirsi. Vediamo se andrà alla questo, però questo è un fallo e l'arbitro lo vede. C'è un colpo in faccia. Va fuori Kharkov, quindi uomo in più per l'Ortigia, è il terzo uomo in più della partita per la squadra di Piccardo, vediamo se riusciranno a concretizzarlo, gira palla Simone Rossi, va a intercettare però, niente di fatto, va a intercettare il difensore del Brescia e sfuma anche questa opportunità, la terza su 3 fallita dall'Ortigia. Ma sono bravi loro a chiudere in difesa. Adesso passaggio non proprio preciso di Goria Puga su Andrea Condemi che a un secondo all'azione prova una beduina così di fortuna, ma ci sta, loro difendono molto bene, noi stiamo soffrendo in questo momento sia in difesa che in attacco e quindi adesso batte su di sé Luongo, vediamo un po', manca poco, riusciamo a recuperare un pallone, lo fa Andrea Condemi, batte su di sé e ricomincia quindi l'attacco dell'Ortigia 6-13. C'è un 6 contro 5, Goria Puga dall'altra parte leggermente in vantaggio su Tommaso Gianazza. Sceglie di ragionare giustamente. Sì, Condemi per Simone Rossi. Ti dirò, Massi, anche giocando la Champions, i ritmi che poi tu acquisisci sono completamente diversi da quelli del campionato. Ciccio Condemi, vediamo se a specchio di porta e non sbaglia, a 5.49 segna il terzo gol per l'Ortigia, Ciccio Condemi, Ortigia 3, Brescia 7. Sì, segna. Che fatica. Sì, fatica. Segna Ciccio Condemi il 7-3, ancora uomini pari l'Ortigia. Ha fatto 3 gol mentre sulle 3 occasioni in superiorità non è riuscita a sfondare, quindi questo è un po' anche il gap che stiamo
vedendo oggi al di là poi del valore ovviamente del Brescia, però c'è anche appunto qualcosa che non sta andando al meglio in attacco. Comunque 7-3, forse l'Ortigia adesso può sciogliersi un po'. Ripeto, non ha niente da perdere, quindi comunque loro sono i vice campioni, sono secondi in classifica, noi siamo degli scriccioli con qualche ragazzo più grande, quindi va tutto bene, insomma, se la giocano in maniera più tranquilla, cambiano adesso gioco, vanno in M ragazzi dell'Ortigio, vediamo, magari provano ad andare via in contropiede, adesso c'è un'entrata da 4 di Renzuto Iodice, vanno in 4-2 come si dice gergo, ma bravissimi, passaggio perfetto, vi dico subito, ha segnato Edo Di Somma su passaggio di Papensky credo, e quindi ottavo gol per il Brescia, 5-27. Subito, vedi, l'Ortigio ha fatto la M, erano presi un po' di coraggio e loro subito fanno un'entrata giusta da 4 e vanno a concludere in maniera velocissima. Ripeto, i ritmi sono forse leggermente diversi. È il cinismo delle grandi squadre, perché spezza le gambe quando l'altra cerca di rientrare in qualche modo, anche se la distanza era comunque già ampia, però questo spegne le velleità di rimonta dell'Ortigia. E poi diciamo pure, ogni tanto vince anche Golia, non è che non vince sempre Davide. Questo è, sì, è una espulsione di Somma nel pozzetto, quindi uomo in più per l'Ortigia. Vediamo come giocherà questa quarta opportunità a uomo in più. C'è Vidovic, finta, il tiro e il gol, è il gol dell'Ortigia, il numero 11 Stefan Vidovic, 5-0-2, 4 Ortigia, 8 Brescia, uomo in più, il primo della partita realizzato dall'Ortigia. Sì, espulsione forse leggermente generosa su Cristian Napolitano, infatti Di Somma si lamenta, però ci sta, perché comunque insomma l'intervento era stato aggressivo, è stato reputato tale da brasiliano, e giocano bene questo uomo in più, i ragazzi dell'Ortigia, e va a segnare Stefan Vidovic da posizione 3, molto accentrata, preparato bene, concluso ancora meglio, quindi diminuisce lo svantaggio dell'Ortigia a 5 minuti a giocare alla fine del terzo tempo, Ortigia 4, Brescia 8. Renzuto Iodice per Vincenzo Dolce, Enzu come è chiamato da tutti i ragazzi, è dentro, può andare a tirare alto sopra la traversa, il tiro di Boris Papensky, quindi Ortigia che può riattaccare con Tempesti, vediamo, cerca l'apertura, ma sono qua al cambio Simone Rossi e Cristian Napolitano, quindi al momento la palla rimane in mano a Tempesti e perdono già 10 secondi. Ecco, adesso palla subito a Napolitano, deve andarsi a posizionare al centro. Vidovic, manca poco, devono chiudere i ragazzi dell'Ortigia. Vidovic, la scarica. Ah, peccato, è stata fissata un'espulsione di Enzo Dolce, Vincenzo Dolce, su Cristian Napolitano, quindi uomo in più per l'Ortigia. Vidovic per Filippo Ferrero. Dentro i due metri, gira al lato cattivo, prova subito il tiro, rimpalla su Tesanovic, ma riparte ancora l'azione di gioco per l'Ortigia, Ciccio Cassa in uno per Ferrero, Vidovic per Sebi Di Luciano che non aggancia bene, riceve anche un colpo sul viso, quindi Papensky viene espulso a 3.59, quindi rientra Di Somma, è sempre 6 contro 5 in più per Sebi Di Luciano. Passaggio non proprio perfetto e quindi annullato questa doppia, no, non è più doppia superiorità numerica perché comunque era rientrato l'uomo, sì, quindi ancora 4-8, sì, e quindi nuovo attacco per il Brescia con Papensky e espulsione di Stefan Vidovic su Renzuto Iodice, quindi uomo in più per il Brescia a 3.29, in uno per Presciutti, Papensky, Di Somma, Renzuto Iodice in 4, ancora spezza la prima linea, ancora per Di Somma, la dà al palo, ma bravo Cristian Napolitano che anticipa, recupera questo pallone proprio sul braccio di Gitto. Eh sì, bravo in questo caso Cristian, la difesa dell'Ortigia, adesso sembra ripartire più veloce, l'Ortigia c'è di davanti Pippo, ma Tempesti gioca il pallone su Ciccio Cassia. Posizione di centro vasca,
Palla per Simone Rossi, mancano pochi secondi però per l'Ortigia, vediamo se Ciccio andrà a tirare, viene trattenuto, va a tirare ed è un gran gol quello di Ciccio Cassia a 2.45, gol numero 5 per l'Ortigia, 8-5 per il Brescia. Ciccio Cassia trattenuto, mano sul collo, mano addosso, sgancia lo stesso il destro. Ma si vedeva che già Ciccio aveva guardato Desanovic, era già pronto perché mancavano 3 secondi, ha ricevuto la palla di gran forza, va a segnare questo gol a 2.45, quindi 5-8 in parità in questo caso. Adesso diciamo l'Ortigia abbiamo visto è ripartita, magari non ha sfruttato nuovamente il lancio in profondità, ha giocato sempre ragionando. E a pochi secondi alla scadere della fine azione è riuscita a realizzare un bel gol, quello di Ciccio Cassia, giocatore dotato di un tiro potentissimo, lo ha fatto vedere. C'è adesso fallo semplice, vediamo il Brescia che gioca con molta calma questa azione d'attacco, siamo a 2.26, la palla posizione 1, adesso poi ancora palleggio velocissimo del Brescia, finta il tiro, poi palla scaricata al centro, ottima la difesa però dell'Ortigia che si chiude molto bene in questa occasione. Milena li ha aspettati e poi è andato a intercettare, ad anticipare la giocata degli attaccanti lombardi. Molto bene perché hanno raddoppiato benissimo sul centro, quindi anticipato questo pallone recuperato, anzi non anticipato questo pallone in maniera assolutamente pulita. E adesso ancora 13 secondi per giocare in attacco, Ferrero. Molto la scaricata, non c'è più palla da Ciccio Condemi, vediamo, ma perde palla Ciccio Condemi, ormai mancava un secondo, quindi recuperano i ragazzi del Brescia, 1 minuto e 40 alla fine del terzo tempo. Massi non si è schierata benissimo in questa azione d'attacco, l'Ortigia è riuscita ad accelerare però si sono trovati in pochi lì e quindi quando la palla è stata scaricata su Condemi era troppo solo e mancava poco tempo, era rimane lontano l'attaccante dell'Ortigia, quindi costringe il Brescia a rallentare e a recuperare posizione e quindi lascia meno tempo nella giocata, però viene fischiato fallo a Pippo Ferrero che viene espulso, quindi uomo in più per il Brescia. È anche questa di esperienza e segna subito Edo Di Somma, 1-0-9, nono gol per il Brescia. Bravo Cristian Presciutti che guadagna un'espulsione su Filippo Ferrero, sembra ci sia stato un colpo al collo probabilmente, quindi il giudice arbitro lo manda nel pozzetto dei cattivi e ne approfitta subito il Brescia che quindi allunga 9-5 a 1-0-9 dalla fine del terzo tempo. In realtà se pensi ci sono sempre quei 4 gol di differenza, Massi, del secondo tempo, il divario era finito 2-2 se non ricordo male il primo tempo e poi se ne sono andati i ragazzi del Brescia, c'è sempre, sono sempre quei 4 gol di differenza anche adesso il terzo tempo che si portano dietro. E adesso un nuovo attacco per l'Ortigia con Ferrero, entrata da 3 verso 5 di Vidovic, ancora pressing alto dei ragazzi del Brescia. Ferrero la dà poi a Rossi, in 4-2 ragazzi dell'Ortigia, Ferrero per Andrea Condemi, scusate, ancora per Ferrero, per Simone Rossi che va a concludere, spigolo del palo esterno fuori. Sì, è troppo forzata questa conclusione di Simone Rossi, era molto laterale e anche marcato, quindi ha cercato di far passare la palla in mezzo ma ha allargato un po' troppo la mano, palla che è andata oltre la traversa, ha toccato la parte esterna ma già oltre il palo di Desanovic, quindi ancora più 4 per il Brescia che adesso gioca questa azione, proverà a giocarla fino alla fine, mancano 27 secondi al termine, c'è un uomo in più credo, va fuori Rossi e quindi altro uomo in più per il Brescia e va a realizzare a 21 secondi il gol del numero 2, Dolce segna il gol numero 10 a 21 secondi alla fine. In questo caso ancora un errore dell'Ortigia, bravissimi sempre i ragazzi del Brescia che vanno a segno 5-10, però nel momento in cui tu prendi l'espulsione, Massi, l'Ortigia si deve prima chiudere in difesa, no? Sui pali, non lasciarli mai, magari lasci qualcuno esterno e invece restano larghi e subito il Brescia giustamente ne approfitta con grande esperienza, quindi 5-10 a 21 secondi dalla fine del terzo tempo. Sono molto ordinati i ragazzi del Brescia e anche molto veloci a andare a concludere e vedere l'uomo libero in questo caso, no?
Adesso Cassia per Ferrero, passaggio un po' alto, fallo di Renzo Dojodice su di lui, raddoppio da 2 e da 3. Ancora prova Ferrero, prova subito, mancano 5 secondi alla fine del terzo tempo, ma para facile Tesanovic. Quindi si conclude anche questo terzo tempo con il risultato di 5 per l'Ortigia, 10 per il Brescia. Linea alla regia. E rieccoci nuovamente qui dalla piscina di Nesima a Catania. L'Ortigia e il Brescia sono accanto ai loro allenatori, attorno ai loro allenatori. In questo momento Brescia avanti 10-5. L'Ortigia ha perso il parziale precedente per 4-3, ma pesa sul match sicuramente Milena il secondo parziale, che poi si unisce allo 0-2 di fine primo tempo. Quindi di fatto è un 6-0 che ha tagliato le gambe e ha anche fissato il risultato a fuori del Brescia, ma poi c'è dire anche che con le superiorità, insomma, 1 su 6 per l'Ortigia, 6 su 9 per il Brescia, la differenza sta anche in questo, no? Sì, sì, sta anche nell'uomo in più, ma come dicevi tu, primo tempo che è equilibrato, terzo pure, ma il secondo tempo con i 4 gol hanno fatto male all'Ortigia e poi loro hanno sfruttato meglio l'uomo in più, quindi vuol dire che noi abbiamo difeso peggio, è chiaro. Sì, ci sono stati un po' di errori dietro dell'Ortigia, avevano già, si era già visto qualcosa in difesa che non andava benissimo contro l'Anzio, ovviamente quando giochi col Brescia però insomma subisci e quando sbagli anche una sola cosa vieni punito, perché chiaramente parliamo di una delle squadre più forti, quindi sì, l'aveva detto Simone Rossi, se ti ricordi, esatto, con la tua intervista, esatto, che 10 gol erano troppi già con l'Anzio, perché non aveva funzionato probabilmente la difesa bene, l'uomo in meno, ma qua appena sbagli sì, anche quella, no, quella piccola posizione, quel piccolo spazio subisci, perché il Brescia giustamente subito ne approfitta. Anche Ferrero l'aveva detto tra l'altro alla vigilia, che la difesa era da ancora qualcosa da perfezionare. Ricordiamo che l'Ortigia insomma è rientrata con un po' di acciaccati, sono mancati un po' di giocatori, quindi ancora bisogna rimettere a posto delle cose, sperando di avere la squadra poi sempre al completo. Oggi è assente Giribaldi, è proprio anche lui colpito nei giorni scorsi, è una stata influenzale, anche Vidovic, anche Andrea credo che non abbia avuto qualche problemino, anche Ciccio, insomma, quindi nessun alibi ovviamente, però qualche errore in più magari ci può anche stare, la condizione non è ancora quella delle migliori. E intanto l'Ortigia ha fermato la prima azione d'attacco del Brescia, ora a 10 secondi però per provare a portare a segno questa azione offensiva. Scambiano lì Ferrero e Condemi, la palla viene girata al centro, c'è un fallo semplice però vediamo cosa farà. Prova da lontanissimo ovviamente Andrea Condemi, più che altro per far recuperare spazio ai suoi compagni, e quindi nulla da fare. Ci ha provato e ci è quasi riuscito a prendere palla in anticipo Ciccio Condemi. Adesso è ancora il Brescia che però si porta avanti, e lì c'è un vuoto però da quella parte, e adesso va facilmente a sfruttare l'errore il Brescia ancora una volta. Il gol nuovamente, se non vedo male, di Dolce, no, è Kharkov credo, no, il 9, sì, Alesiani, e quindi a 6:52 Alesiani segna il gol dell'11-6 per il Brescia.
Eh sì, ne approfittano, giustamente vanno a fare anche questo gol, bravissimi ragazzi del Brescia che vedono il vantaggio, poi Pino Lesiani va subito in porta velocissimo e sbraccia proprio completamente sotto la scella, diciamo, di Tempesti, nulla può il nostro portierone, ma ci sta, però l'Ortigio ci ha provato ad andare a recuperare questa palla in difesa, va bene così. Adesso abbiamo Ferrero che la scarica a Velkic, che non viene, cioè è già penso la terza o quarta volta che ti fiscano fallo semplice, forse è meglio non fischiare, in questo caso lo fai giocare. Qua sbaglia completamente Vidovic, consegna la palla in mano a Di Somma che sorride, però devo dire è una partita a mio avviso abbastanza pulita, cioè non ci sono colpi, il Brescia sa giocare, diciamo non ha bisogno di fare nulla di che se non veramente con molta tranquillità organizzare e andare in porta. Sì, diciamo che poi qualche fischio magari un po' non sempre omogeneo, ma per il resto tutto sotto controllo, anche da parte degli arbitri, magari anche prima qualche fallo è stato generoso, adesso non è stato dato qualche uomo in più che magari ci stava, però niente di trascendentale, insomma la partita è corretta e tutto sommato poi le decisioni si equivalgono, quindi va bene così. E adesso l'Ortigia ancora una volta dovrà giocare però con pochi secondi a disposizione, vediamo se giocherà sempre al centro, stavolta però c'è l'espulsione del numero 11 di Somma e quindi l'Ortigia ha un altro uomo in più, non affretta per fortuna la conclusione, adesso gira il pallone per provare ad aprire la difesa del Brescia, però il tiro viene parato dal portiere e poi recupera il pallone, è ancora un tiro ma la parata di Tesanovic che para tutto, stavolta la palla va sul palo, nulla da fare. Si sono disuniti ragazzi dell'Ortigia, qui quando vai a recuperare palla devi tenerla, niente sciarpa, niente forzature, bisogna andare a giocare gli altri 20 secondi, quindi ognuno sta cercando di risolvere la partita a modo proprio, non va bene così, si devono compattare, unire, quindi adesso ne approfitta subito il Brescia che guadagna un'altra espulsione di Vidovic, quindi va a giocare un altro uomo in più. Adesso Presciutti per Renzuto Iodice che rimbalza fuori. Sì, troppo forte il rimbalzo di Renzuto Iodice direttamente fuori. Adesso c'è forse un leggero più, ma no, perché c'è Presciutti che comunque chiude in difesa e infatti però riesce a prendere la palla Sebi di Luciano, velocissimo, sempre in fascia 1, ridono tutti e due. Adesso Di Luciano per Simone Rossi. Rossi la scarica a Filippo Ferrara in uno, ancora per Di Luciano che andrà in porta secondo me, vediamo, no? La dà ancora. Adesso prova il tiro, velocissimo. E para Tesanovic, 2 metri. Tesanovic ha dovuto volare per mandare la palla sui 2 metri. Adesso intanto Vidovic è stato a collezione del terzo fallo, quindi definitiva per lui, quindi l'Ortigia giocherà questi ultimi 4 minuti senza Vidovic, palla al centro e questo forse sì, è 5 metri. Sì, buono questo passaggio su Simone Rossi in questo caso, quindi rigore giusto perché era in vantaggio, è stato toccato il braccio, quindi ci sta. Adesso Ferrero contro Tesanovic, 5-11. Vediamo un po'. È grande gol, imparabile per Tesanovic. 6° gol quindi per l'Ortigia, segnato da Filippo Ferrero su rigore, 11 per il Brescia. E accorcia le distanze l'Ortigia, quindi 11-6, bravo Pippo Ferrero, palla forte, alta, anche scheggiato la parte bassa della traversa, quindi imparabile per il portiere che ha provato ad allargare al massimo le braccia e ad alzarsi, ma quei palloni lì non si prendono. E quindi va in gol l'Ortigia, realizza Pippo Ferrero, è il secondo gol personale per Pippo. Adesso vediamo cosa farà il Brescia, se risponderà subito, anche se il risultato insomma è abbastanza in cassaforte per la squadra lombarda. Mancano pochi secondi, c'è un controfallo e quindi
parte subito l'azione dell'Ortigia e non c'è però la ripartenza perché sono ancora un po' indietro i giocatori dell'Ortigia. Si ferma Di Luciano, ma la palla la prende Ciccio Cassia che si riporta in avanti la posizione centrale. Adesso è Rossi che gestisce palla, ancora Cassia, mancano pochi secondi, vediamo se Ciccio andrà a tirare, finta, poi palla per Rossi. Va a provare a realizzare il gol, bellissima rete Milena, quella è l'11-7, ancora Pippo Ferrero a 3-22. Va bene, non abbiamo niente da perdere, bravo Filippo, grande coraggio, prova questo tiro imprendibile a rimbalzo anche per Tesanovic e accorcia 7-11 a 3-22 dalla fine del quarto tempo. E quindi 11-7 per il Brescia, ha ragione Milena, non c'è nulla da perdere. Bravo Ciccio Cassi a fintare, a non tirare, a scaricare poi su Pippo. E poi bravo Pippo Ferrero a indovinare l'angolo. Quindi meno 4 adesso per l'Ortigia, mancano 3 minuti e 06, accorcia un po' le distanze la squadra di Piccardo. Adesso il Brescia gioca per al centro, c'è controfallo, no, uomo in meno, va fuori Ferrero. E anche per Ferrero purtroppo è la definitiva e questa è un'altra perdita per l'Ortigia perché era fra i migliori in acqua Pippo. Per questi ultimi minuti non ci sarà, adesso va a realizzare il gol del 12-7 a 2:41 e Kharkov a realizzare il gol numero 12 a uomo in più. Sì, 12-7, espulsione generosa a mio avviso su, in questo caso, Renzo Dojodice, perché mi sembrava ci fosse controfallo prima, ma va bene così, vanno subito a articolare il gioco i ragazzi del Brescia, bravissimi, va a concludere Kharkov, quindi 7-12 a 2:41 alla fine del quarto tempo. C'era sembrato in questo caso, ovviamente con la massima obiettività, quindi non avrebbe senso fare il contrario, addirittura che ci fosse un controfallo, però l'arbitro è stato di diverso avviso, ripeto sempre, noi siamo un po' più lontani, quindi va bene così. E adesso l'Ortigia che si rifà sotto, aveva portato il distacco a meno 4, ora è tornata a più 5 il Brescia. Adesso l'Ortigia è senza Pippo Ferrere, senza Vidovic, quindi due dei suoi uomini migliori per quel che riguarda l'impostazione di gioco. Adesso questo però forse è fallo su, c'era fallo su Condemi, ma l'arbitro non è dello stesso avviso e niente, quindi riparte il Brescia, va a schierarsi la squadra lombarda, va a pressare l'Ortigia adesso, no, aspetta, andiamo, mancano però 7 secondi. Palla giocata al centro, c'è l'uomo in più, va fuori Di Luciano, ancora uomo in più, sprecato però dal Brescia stavolta, palla viene tirata fuori, quindi nulla di fatto per gli uomini di Bovo che sprecano questa azione in superiorità. L'Ortigia adesso dovrà ripartire, c'è Di Luciano che si sta riavvicinando, vediamo se la palla arriva a lui, adesso ha un po' più di tempo Ortigia, vediamo se riuscirà a fare qualche movimento anche per aprire un po' la difesa del Brescia, un po' statico l'attacco dell'Ortigia in questo momento, dovrà tirare da lontano per forza, vediamo se lo fa, e la palla però viene fermata, ci sono tante braccia là davanti, adesso sembra anche un po' stanca l'Ortigia Milena. Riparte quindi il Brescia, 1 minuto e 02 ancora. Super energici, diciamo. Fallo su Dolce. Al centro. Ma allontana Andrea Condemi, quindi fallo a favore dell'Ortigia. Tempesti. 48 secondi alla fine del quarto tempo. Non si allarga nessuno, in questo momento è passaggio non proprio precisissimo, ma bravo Simone Rossi che comunque riesce a proteggere palla.
adesso per Goria Puga. Andrea Condemi, Sebi Di Luciano in M, ragazzi del Brescia. C'è un'altra azione di gioco per Simone Rossi che va a tirare ma alto sopra la traversa. Ultima azione di gioco, 21 secondi. Credo che ormai il risultato sia più che acquisito. Complimenti al Brescia che ha sempre tenuto sotto controllo la partita. Non è mai stato in pericolo in realtà. Adesso abbiamo Luongo che va a provare un tiro su Stefano Tempesti, 2 metri. Gli sfuma questo gol per Luongo. Ultimi 9 secondi alla fine del match. Luongo, cercheranno forse un alzettiro. No, la danno subito a Edo Di Somma, che tiene palla in assoluto fair play. E finisce quindi questo match con il risultato di 7 per l'Ortigia, 12 per il Brescia. Alla prossima, l'Ortigia giocherà a Napoli questo sabato contro il Posillipo, partita importante sia per il Posillipo ovviamente per l'Ortigia. E potrete seguire penso la diretta sul canale Il Posillipo. Non so ancora l'ora della diretta, ma ve lo diremo presto. Adesso passo la parola a Massimiliano Perna per l'ultimo commento. Ma niente da dire, l'Ortigia perde 7-12 comunque con una squadra fortissima, chiaramente ci sta. Complimenti appunto al Brescia che dimostra di essere sempre una squadra attenta e mai in calo di concentrazione. Adesso andremo a sentire i protagonisti di questa partita, per il resto vi diamo appuntamento sulla nostra pagina Facebook per essere aggiornati sugli orari e le prossime partite, sulla prossima partita che si giocherà contro il Posillipo sabato. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il racconto della partita, è tutto. Buona serata da Massimo Perna e Milena Virzi, un abbraccio a tutti voi da casa e a tra poco per le interviste. Rieccoci collegati dalla piscina di Nesina qui a Catania. L'Ortigia ha perso 2-7 contro un Brescia attento, concentrato. Cristian, si sapeva, non era una partita facile, l'avversario ovviamente di caratura mondiale. L'Ortigia forse non ha giocato la migliore delle sue partite, però comunque per un momento in certe fasi sembrava riuscire a giocarsi alla pari. Cosa non ha funzionato? Noi abbiamo giocato contro un Brescia molto attento a noi, perché comunque questo è sindrome di... che hanno paura di noi, nel senso che ormai non ci identificano più come una squadra di basso medio livello, ma di alto livello. Questo è un lavoro che abbiamo fatto lungo, a noi ci fa piacere che comunque queste squadre qua ci vengano ad affrontare come se fosse una partita molto importante. Noi di sicuro abbiamo sbagliato tanto, oggi abbiamo sbagliato tanto, faccio anche un mea culpa che ho sbagliato pure io tanto, magari, non lo so, non voglio fare sempre le stesse polemiche e cose, però secondo me anche
sai, venire a Catania a giocare 2-3 partite ogni giorno è tipo una trasferta per noi, però quanto pare già siamo a buon punto in piscina, che voglio sdrammatizzare un po' tutto, che pare che sia arrivato tutto, entro la prossima settimana siamo a casa finalmente, perché un conto è giocare a Siracusa, ma queste partite li vivi molto meglio col tuo pubblico di casa. Qua giustamente la gente lavora, mercoledì alle 3, non so quanta gente si può permettere di venire a una partita, comunque una partita bella come questa, perché comunque è una partita di cartellone molto interessante per gli sportivi della pallanuoto. Qualcosa in difesa si era visto già con Lanzio, qualche piccola disattenzione oggi forse, sì, ovviamente col Brescia, però se sbagli è una cosa, sì. Il Brescia, se sbagli, ti punisce, te la mette là la palla senza pensarci due volte. Ora noi abbiamo bisogno di riniziare e lavorare, perché questa è una partita dopo le vacanze, la vera partita dopo le vacanze è stata questa. Dobbiamo riniziare, metterci là, anche perché sabato c'è il Posillipo, una squadra che comunque la temiamo, perché giochi a Napoli. Noi comunque siamo in condizioni ancora di riprese e dobbiamo stare attenti, perché adesso riparte di nuovo il campionato, poi ci sarà un breve stop per non so nazionale e poi si riparte con la Coppa Italia a Genova di nuovo. Adesso tra l'altro il Posillipo è una squadra che ha fermato il Savona, una squadra, sì, da affrontare con grande attenzione. Ma guarda, io dall'inizio dell'anno già l'avevo detto che da Brescia e Recco so fanno un campionato a parte, perché sono, esatto, qualcuno uno sgambetto glielo farà, non lo so chi, però non è più quelle partite che tu dici sì, vado a Siracusa, vado a Trieste, vado a Savona, vado là, li massacro. Comunque ci pensano quando vengono qui. Dalla terza in giù fino alla settimo posto comunque ce la giochiamo tutti, secondo me, da Trieste, Palermo, Savona, Quinto, Salerno, Posillipo che si ripigliano. Guarda che non è facile quest'anno il campionato. Però l'Ortigia è lì, nel senso che comunque in questo campionato sotto Brescia e Recco, l'Ortigia oggi ha perso col Brescia, ma comunque non è cambiato nulla. No, non è cambiato nulla, però comunque se no non siamo con l'acceleratore a palla, gli altri ti mangiano dopo due minuti. Il livello di attenzione deve essere sempre alto. Purtroppo il livello mio di attenzione oggi è stato un po', faccio mia colpa, che sono stato un po' disattento in alcune situazioni, perché ho preso 3 gol e io ce l'ho stampati, però va bene, queste passeranno, sono piccoli... Beh, sappiamo tutte le condizioni di allenamento, la squadra ha avuto tanti giocatori che non stavano bene, sappiamo per esempio che Ciccio oggi non stava bene, e poi credo che emotivamente oggi non è stata facile per nessuno. No, emotivamente non è stata facile, perché è venuto a mancare la figlia di Claudia e di Gael, che a noi ci dispiace tantissimo, una ragazzina di 17 anni, purtroppo un incidente stradale, però va bene. Va bene così. Ciao Cristian. Va bene, chiudiamo questa diretta. Stavamo aspettando il mister, ma non lo vedo in giro, quindi chiudiamo qua. Ha parlato il capitano, ha detto cose molto importanti, ha fatto come sempre un'analisi perfetta di quello che è la situazione, di quello che è l'ambiente Ortigia, di quello che è la qualità, ecco, della pallanuoto, della squadra, e di quello che bisogna fare anche per il futuro. Il futuro che è già ravvicinatissimo, perché fra 3 giorni si gioca a Napoli una partita complicatissima contro un Posillipo in grande ripresa, un Posillipo che è davvero un avversario ostico da affrontare, specialmente fuori casa. Per quanto ci riguarda, chiudiamo questa diretta, questo pomeriggio, e allora vi diamo appuntamento alle prossime giornate. Seguiteci su Facebook per essere sempre aggiornati con appunto tutto quello che riguarda l'Ortigia di pallanuoto e non solo. Grazie per averci seguito, una buona serata.